Volete sapere come mi sento? Me la sto facendo addosso. Oggi giochiamo contro l'Inter, semifinale di Champions. Non giochiamo le semifinali di Champions da una vita, esattamente a 18 anni di distanza. Si ripropone il derby della Madonnina. È un momento che mi sta bruciando lo stomaco. Un caro benvenuto e soprattutto ben ritrovati in questo nuovissimo contenuto targato Alonso Grey Fox. Come state ragazzi? Tutto bene? Spero bene. Devo dire una cosa, ragazzi. 18 anni fa è andata in un certo modo. Forse qualcuno però non conosce com'è stata quella partita. E secondo me sarebbe carino fare una reaction di quelle partite bellissime, di quei gol stupendi, di quei giocatori meravigliosi da un lato e dall'altro, in onore di quella che sarà la partita di oggi che andremo a reactare sul mio canale Twitch. Quindi vi aspetto stasera perché ce ne vedrete delle belle, sarà qualcosa di allucinante. Quindi se volete passare mi fa solo che piacere. Però ragazzi, vediamo questa partita, analizziamo i gol e scopriamo un pochino come giocavano Milan e Inter 18 anni fa e soprattutto che giocatori giocavano, perché il calcio adesso è bello, ma sarò nostalgico, ma 18 anni fa era ancora più bello. Prima di andare avanti, ragazzi, vi invito numerosissimi ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile, far vedere questo video il più possibile a tutti i tifosi milanisti, ma anche a quelli interisti perché sarà molto divertente, e soprattutto condividere il più possibile il video per far crescere ancora di più il canale. Anche oggi abbiamo uno sponsor ed è Instant Gaming. Instant Gaming, ragazzi, è un sito dove potete acquistare giochi a prezzo scontatissimo. E tra l'altro sono riuscito a ottenere un giveaway personalizzato per voi. Qua sotto in descrizione trovate tutti i link di riferimento. Non solo PSN Card, Steam Card, Game Pass, che potete utilizzare per i vostri acquisti su eFootball, su FIFA, dove preferite, perché veramente andate a risparmiare. Ma anche tantissimi giochi che magari vi siete persi a prezzi bassissimi, da 3 euro a 4 euro a 5 euro, che non trovate in nessun altro sito. Vi ricordo che potete comprare anche senza usare il mio link se avete bisogno di un videogioco, però se già volete comprare, volete usare il mio link, mi fa moltissimo piacere. Le vendite stanno andando molto bene. Quello che conta per Instant è il numero delle vendite, non tanto quanto spendete. Quindi, ragazzi, se vi va di provare anche qualche gioco per supportare il canale e per dare un aiuto alla community, sappiate, ragazzi, che potete utilizzare il mio link. Ma adesso è il momento di vivere. Signore e signori, ringraziando lo sponsor, quella bellissima partita, sperando che vada più o meno in quel modo, perché non l'ha vista, però non vi spoilerò niente. Sono riuscito a trovare un video che fa vedere gli highlights sia dell'andata e del ritorno, quindi buonanotte ragazzi, cioè adesso veramente ci divertiamo. Tra l'altro in russo, una lingua bella forte, quindi sentirete anche proprio compare russo, compagno russo, eccolo. Sì. Perfetto, si aprile 2005, mi fa sentire abbastanza vecchio questa cosa. Palla al centro, signori e signori, si parte. Oddio, c'ho la palpitazione. Mamma, ma vi rendete conto che giocavamo con Crespo davanti? Adesso se esce Giroud e entra Origi, ci potevamo permettere di giocare con Crespo. Córdoba, guarda che cross. Mamma mia, subito, al quinto minuto. Milan che spingeva tanto in porta. Mamma santa, sembra di vedere proprio un'altra partita rispetto a quella che facevo di Sbaro. Lo stab, vi prego, adesso giochiamo con Calulo. Oddio! Vai, dire come Bagnan, questo ve lo tengo. Punizione disumana dell'Inter. Guarda che cosa stavo a mettere, dove la stavo a mettere? Oddio, guarda ancora. Questo è rigore. Zanetti. Eh no, è caduto da solo, meno male. Si è arrabbiato, vero? Ma no, che giovane che era Zanetti. Vabbè, oddio, non è che è cambiato più di tanto, Guarda che roba. Ancora, l'Inter, 21esimo minuto. Mamma, sta mi dà una sicurezza e un'inquietudine. La maledetta! Una ciabatta questa, di solito Virgo le tirava un po' meglio le punizioni. Oddio, guarda, guarda, mamma santa, ancora. Ma che bella è poi la scritta PlayStation così. Ma raga, ma quanto vi sentite vecchi vedendo questo video? Una bella ciabatta anche questa. Guarda, guarda come correva lì. Oddio, mamma santa, ma che cruz. Non riesco a riconoscere il numero 30. Aiutatemi, ragazzi. Comunque che l'Inter aveva attaccata l'andata, guarda che roba! Mancini allenatore! Oh, santo Dio! Non mi ricordavo che c'era Mancini nel 2005, 2004-2005. Guarda, oddio, ancora punizione! Ma no, comunque aveva dei finalizzatori da punizione dell'Inter allucinante, Guarda che roba! Tac! Giocava forte l'Inter! Accidenti! Ma non riesco a riconoscere neanche che è questo.
Crespo lo ricordo bello questo intervento, questo è Cordoba. l'ho beccato subito, era proprio alle sue terre. Non l'ha presa benissimo. Attenzione, guarda. Ma che è, De Sciglio? Cioè, Cruz ancora, per comunque l'Inter... Io non mi ricordavo che l'Inter avesse tirato così tanto. Cioè, meriterebbe di essere in vantaggio nel primo tempo, eh. Guarda che roba. Assurdo. Il commentatore poi pare ubriaco, incredibile. Sembra che si sia bevuto 57 litri di vodka. Bello il cross. Dio, sta... No! Che gol! Che ha saltato 40 metri! Bello! Mamma mia, Giappone nazionale! Toldo freddato! Sì, mi sa proprio di sì. Sinisa, no, vabbè, mamma santa, ci ha lasciato. Mi sento male. Giocava centrale, titolare. Oddio, guarda, fa paura. Anche quando esulta sembra che voglia ammazzare i compagni. Mamma mia, che inquietudine stanno. Comunque l'Inter, vedi che ragione. Quello è un Baffini Martins. E Oba Oba, l'ho riconosciuto. Ecco chi era. Comunque, quello era Coba? Beh sì, il mancino è quello, Non vorrei di fesserie. Guardalo. Toldo facile questa. 52esimo. Attenzione. Ancora il Milan. Bello. No, vabbè. Allora, Sheva mi sbaglia sto gol, però non lo posso vedere, non ci è arrivato. Guarda. Esco io, non esce nessuno. Fallo in mezzo. Maro, Pirlo. Vedi che poi Pirlo gli dice non ha qualità difensiva. Guarda l'intervento. Ma cos'è sto tiro? Ma cos'era questa cosa? Ma perché? E quella è l'attenzione. Di nuovo! L'altro piazzato! E sono te scema che la butta dentro! No, comunque abbiamo segnato solo di piazzati. Abbiamo segnato di piazzati. Ha giocato solo l'Inter questa partita. Incredibile. Io spero che vada anche così anche stasera, Guarda che bello. Mamma santa. Comunque Pirlo, non ti spogliare, scema. Che poi se c'era net... Ah no, quello è un altro. Poteva farsi a morire. Meno male, perfetto. Ok, bello comunque. Cioè che traiettoria Pirlo. Comunque è gol buggato questo, Palla attesa con L1. Levetta a destra. Guarda, sinistra. Questo è fallo, Oh, cosa sta facendo? Ancora Stam? Mamma mia, Yap, che sicurezza. Ma che difesa è? Nesta Stam, Maldini. Fu, bello! Bello sto gol. Di Cambiasso, eh? Sì. Cambia un giovanissimo Cambiasso. Oba oba. Mamma mia, come si muove a storto Martins. Guarda, meraviglioso cacca. Non si è visto molto negli highlights di questa partita, Sceva! Oddio! Di sinistro, così. Mamma, Toldo, che parata, però. Bra, fortissimo Toldo. Che poi, ma vi rendete conto di che portiere avevamo in Italia? Pazzesco. E finisce così, 2-0. Insomma, però l'Inter non è che avesse demeritato. Intanto ringrazio Football Flashback per questa bellissima, questo bellissimo riassunto. Guarda che bella che era la grafica. Quell'arbitro pare che ci abbia 90 anni. Sarà ancora vivo? Speriamo. Guarda un po', Stam. Ma scusa, perché io non ho visto Adriano. Esatto, ma all'andata non c'era Adriano? Ma non c'è, giocava Cruz? Perché? Lì, mamma mia, l'imperatore. Subito comunque pericoloso, Tre attacco. Mamma Scefa. Bello subito. Guardalo. Comunque si menavano prima, di brutto. Guarda che entra. Guarda che entretta. Ma Juan Sebastian Verón, ma che giocatore era Verón, ragazzi? Ma stiamo scherzando. Ma come fallo? E questo non è fallo. Guarda Ambrosini. Ma quello Ambrosini era quello che menava, Se la ride. Comunque pare un criminale a Brosini. Adesso lo vedi tutto elegante che fa i commenti. Guarda come verava. Eccolo Ricchi. Così? Di cattiveria? Non accelerava molto l'Inter. Guarda come era spiazzata comunque. Difensivamente era molto stretta. Sempre Toldo in porta. Nesta. Mamma mia. Cioè Adriano lascia Nesta. Cioè capito? Indietro. Bello. Questa azione è grazie di Kakà. Che bello questo intervento di Cordoba. Ma è fallo? Fai vedere? Sì. Pochino sì, Non lo tenevi, cacà, Non lo tenevi, cacà. Comunque va a rulicciare. Pirlo! Bello! La classica sua. Lui se la provava sempre sta girella così, la maledetta. La maledetta poi prendeva una traiettoria diversa. Sta girella che si apriva la barriera. Perché poi non sapevi come coprirlo. Mamma mia, cacà, pure difensore. Dida! Mamma santa. Comunque partita in... Ho giocato 13 minuti. Ma ci sono state 57 occasioni da gol, Fare una partita di Premier League. Guarda. Ricky. Boom. Comunque difendeva, Sceva? Vedi come... Non c'aveva l'ancoraggio, cacca. Ho sbagliato il modo di ieri. Maro, Ancelotti! Oddio, era giovanissimo!
Ma invecchiamo così tanto? Mamma mamma. Guarda che bello il capitano Zaretti però, eh. Adriano, guarda. Oddio, sta guarda. Ma che. Allora, raga, ma che difensore era sta mamma, elegantissimo. Mamma, Cafu, che diagonale. Il tiro. Sinistro, all'incidente, però guarda che roba, a giro, bello, mamma, Toldo non ci è arrivato, è radiatele, ma che roba è, ma bellissimo, quest'estate, sì, ma quanto la vogliamo la carta di Sheva sui football, raga, eh? Poi dice, ma boh, scioppato, anzi mi detto la carta di Sheva, ti lascio lo stipendio, capito, guarda che roba, comunque, allora, best player della partita, Stam, cioè, andate e ritorno, qualcosa di allucinante. Cioè, non ha fatto respirare. Gioca bella che stava là. Comunque, Inter sfortunatissima. Guarda che l'Inter ha comunque tirato tanto in porta. Oddio, Adriano. Vabbè, facile questa. Questa esce, sta uscendo. Comunque, si faceva rispettare Adriano. Porca miseria, giocatore. Ma sai che non mi ricordo perché non c'era l'andata. Ma è squalificato. Guarda, bello. Quando Dida afferrava ancora il pallone. E ci sta, questo. Cafu spingeva, alla destra. Guarda, paro paro a Calabria. Identico. Ricky, è la sua azione. Ricky, parte. Ricky. In tre addosso, Pirlo. Mamma che lega, ma che palla è questa? Corri, Cafu, che ci poteva arrivare. Ancora Stam. Che la palla arriva nella zona di Stam, mica. Viene proprio spazzata via in maniera lucidante. Con calma, Mancivo, un po' sfortunello, ma a noi va bene così. Cioè, capito? Spiazze. Forse? Non lo so, eh. Speriamo che vada bene anche stasera. Aia, mamma, brutto sto intervento. Comunque, eh. Che bello quando non c'è il VAR. Oh, forse ma questo non dovevo dirlo. Guarda, Pirlo. Si va via? Tutti via? Ok, andiamo a casa. A posto. Comunque, che bello che era. Guarda come era schierato bene il Milan. La Sinisa, mamma che giocatore Sinisa. E che non gli è capitata la punizione giusta a Sinisa. Perché poi lui, cioè, di punizione tirava, sai, eh. Forse non era Recoba, forse era Mihajlovic che aveva tirato prima. No, ma era 19, boh. Guarda che roba, boom. Chi è questo che ha tirato sta ciabatta? Ah, Mihajlovic, ops. Ops, scusami, Sinisa, perdonami. Dall'alto, cioè, mamma mia, cioè, comunque ci provava, eh. Guarda, Stam. Bello. Mamma mia, quanto ci va questi giocatori. Alcuni, cioè, non sembra vero che alcuni non ci sono più. Ma questi non potevano giocare per sempre. Che partita, raga. Stupendo. Difensore dei Favalli. Favalli che poi è passata anche da noi, eh. Comunque, cioè, a livello di rosa, il Milan era più performante. Che giocatore, Buffet. Però l'Inter non aveva demeritato così. E lì era la potenza dei singoli. Cioè, noi singolarmente, oltre come squadra, avevamo veramente gente che ti faceva la differenza. Mihajlovic ci provava. Guarda che roba. Questo è Stankovic. Eh sì. Penso sia. No? Ma sto. Non è. Chi è? Chi ha fatto sto tipo? Ma no, Dida l'ha parata. Mamma, cambia solo i capelli. Gol? Annullato? Perché? Annullato. È pure ammonito. Perché fu annullato questo gol? Oh, meglio così, eh. Vai! Ah! Non ci credo, raga, ma è questa la partita dove Dida si becca il fuoco. Ci avete ammazzato Dida. Ci avete ammazzato Dida. Non me la ricordavo che era proprio questa. Oh, santo Dio. Qui ci avete ammazzato Dida. Da qui non ha più parato niente. Cioè, poi abbiamo rivinto la cima, non ha più parato niente. E adesso che succede? Cioè, non giocano? Si va in campo? Non ritornano. Ma vabbè, è vero. Oddio, non è andata molto bene. Succedeva matte rosso-nere. Insomma, siete usciti. Non si rigioca, raga. Era finita così la partita. Era finita così perché. Adesso mi ricordo, poi noi entriamo 26 minuti dopo in campo, se non erro. E poi però, cioè, ci fu tipo la cosa che non era possibile giocare perché pioveva di tutto. Allora, non c'è niente da ridere. Queste cose non si fanno, ragazzi. Quindi oggi comportiamoci bene. Non facciamo brutte figure, per cortesia. Vi giuro, raga, io molte cose non me le ricordavo. Perché non c'era 18 anni fa, avevo 12 anni. Quindi alcune cose. Cioè, non mi ricordavo che fossero proprio queste le partite dove Dida si era beccato il fumogeno, sospese e tutto quanto. Cioè, alcune cose sono rivenute proprio a galla. C'ho paura a pensare che cosa sarà.
oggi lo stadio, però è anche vero che molte cose sono cambiate. E poi è vero comunque che la passione, ragazzi, non si può spegnere. Alcuni l'hanno definito pure il derby della vergogna. Secondo me è un po' esagerato. Cioè, ce ne sono state di cose peggiori, però insomma, tirare fumogeni così addosso al portiere non è non il massimo esattamente. Anche se onestamente, adesso prescindendo da questa cosa, io credo che l'Inter avrebbe meritato qualcosa in più. Quindi mi auguro fortemente che la partita vada esattamente allo stesso modo, cioè che l'Inter faccia la partita e che noi andiamo a sfangarla con i... No, vabbè, alla parte le battute, a parte gli spottò, raga. L'Inter era veramente una bellissima squadra a livello di gruppo. Secondo me, perché poi molti di quei giocatori, adesso ripensandoci, erano Van der Meer e Kelly Gonzalez, però non mi ricordo esattamente per quale motivo non giocò Vieri, all'andata non giocò Adriano. Secondo me alcune scelte furono un po' sbagliate da parte di Mancini, ma magari c'erano discorsi di condizione e quant'altro. Ragazzi, pensiero su stasera? Io credo che l'Inter sia più forte di noi, quindi c'è un po' un'inversione della situazione. Noi abbiamo discreti singoli è un buon gruppo. L'Inter aveva discreti singoli è un buon gruppo, però come forza della rosa il Milan a quei tempi era nettamente più forte come giocatori. Mancava qualcosina, secondo me in quella partita l'Inter avrebbe meritato qualcosa di più. Non capisco però perché fu annullato quel gol di Cambiasso. Voi ve lo ricordate? Fatemelo sapere nei commenti, sarebbe molto bello. E che dire ragazzi, oggi vi aspetto su Twitch, spero che vi piace anche questa grafica dietro su Prime Video. Vi ricordo che andrà in onda la partita, quindi se avete Amazon Prime sfruttatelo, se invece non avete possibilità di vedere il game potete reactarlo col sottoscritto, mi farebbe molto piacere che passaste. Voi chi tifate, Inter o Milan? Ovviamente, oltre alla vostra fede, sono curioso di sapere anche gli altri tifosi per quale squadra tiferanno, spingeranno oggi. Spero che questo tipo di contenuto vi possa piacere, perché ne vedrete tanti sul canale in questo modo. Io ragazzi vi ricordo di iscrivervi, ovviamente, lasciare un bel mi piace, un commento, condividere il video il più possibile, far iscrivere più gente possibile al canale e soprattutto non dimenticate di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Mi trovate in live su Twitch ogni pomeriggio dalle 15 in poi. Ragazzi, tutti gli orari delle live le trovate nell'area informazioni di Twitch, non solo di Twitch ma anche di TikTok, ragazzi. Social è importantissimo perché stiamo avvicinandoci sempre di più ai giovani. Mi fa ridere ancora il gol di Sheva così di sinistra, una cosa mi fa ridere e godere, devo essere sincero. E poi, ragazzi, per tutto quello che faccio sui canali, passate su Instagram, nelle stories, vi aggiorno ovviamente sui contenuti che porto. Vi chiedo anche grande supporto su Twitter, ragazzi, social che è ancora piccolino, ma che ha bisogno di voi per crescere. Vi ricordo anche che offro un servizio di coaching sia su eFootball che su FIFA, ma qui non mi voglio soffermare, partita IVA, fattura, tutto quanto, perché il video comunque era di reaction. Che dire ragazzi, io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, un grosso braccio, ci vediamo al prossimo contenuto targato Alonso Gray Fox e soprattutto sempre forza, vecchio cuore rossonero. Ciao!